Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfood. Soprattutto amiche di Junkfood. Non preoccupatevi, non abbiamo cambiato il tema del canale da recensione di cibo a recensione di acquari. Per ora, visto che vanno un casino quest'anno. Un botto. In realtà siamo qui per il terzo episodio di C'è posta per Junkfood, con un pacchettino che ci ha mandato la cara Romy dalla Svizzera. Grazie Romy. C'è veramente un boato di roba, quindi io inizierei subito ad aprire e a mangiare, che dici? Direi. Apri, apri, mamma mia. Piano di roba, mettiamo subito le bevande in frigo e iniziamo a mangiare, amico mio. Allora, lo spostiamo di lato perché altrimenti non vedreste le nostre adorabili facce. La cosa bella è che la cara Romy ci ha messo tutti i post-it su alcuni prodotti per spiegarci che cosa sono e con dei consigli, eccetera, eccetera. Proprio svizzera, cioè precisa. Precisa. Non è di prendere a cazzo di cane, non devi sapere che cazzo stai mangiando. Iniziamo dal dolce o dal salato, amico mio? Dai, andiamo col dolce, dai. Ci sono un sacco di prodotti a base di uovo maltina che in Svizzera è tipo, no, il cacao più famoso della Svizzera, no? Chocobo con il post-it che dice belli scrocchiarelli. Ovo sport, boh, saranno tipo barrette, eh sì, credo che sì. Biscotti all'uovo maltina. Ovo rocks, quindi è tipo de metto di Breaking Bad però all'uovo maltina. Poi c'è una bevanda all'uovo maltina. E poi c'è questa qui, che bello. Un bel post-it con scritto Nutella? No, uovo maltina. Quindi la crema spalmabile all'uovo maltina crunchy. E ho visto anche che ci ha mandato delle fette biscottate svizzere. Quindi questa qua la proviamo con quella. Cioè, è proprio svizzera. Cioè, sì, non sì, è che sì, ti manda sì. Le cose a cazzo. Dice, ti mando la crema ma anche le fette biscottate. Fantastica. Iniziamo da questi scrocchiarelli. Vai, mi hai convinto. Proprio barrettine piccoline queste. Carine, carine, carine. Un periodo arrivava anche in Italia l'uovo maltino, no? Sì, mi pare anche a me, anche se non l'ho mai provata. Io neanche. No, no. Ma voglio se so crunchy. Ma sono proprio dei cacao. Cioè non è dolce. È cacaoso. Tremendi. Cioè, vedete la cinnamon challenge che andava qualche tempo fa, ti devi prendere tipo un cucchiaio di cannella. Questo è uguale. C'ho avuto la stessa sensazione, come se prendi tipo il Nesquik, no, a cucchiai, invece metti un attimo, lo schiappi in bocca e c'è tutta la bocca tipo allappata. No, allappata. Sì, alla grande. Iniziamo male, eh. Eh sì. Andiamo con uovo maltine e petit beurre. Cioè, uguale, uguale all'oro choc come composizione. Eh sì. Messe un po' alla cazzo de cane, vedi come sono storte, messe tipo tutte storte. Questo non è prodotto in Svizzera, se no. Non è preciso. Buoni! Questi non sono male, questi sono buoni, questi nel latte spaccano proprio. Perché adesso è il cioccolato buono. Cioè, no, come i cosi di prima. Un attentato alla gola quelli. A me gli Eurochoc piace un botto. È veramente una cifra. Concordo con te, caro collega, perché sono veramente da paura. E questi sono proprio proprio buoni. Mi piacciono veramente un botto. Meno male, va, si sono un po' ripresi, eh. Senti, date tregua, magna poco perché c'è un sacco di roba. Non mi morire nel video subito. Mi sacrifico per il video. Allora, vogliamo vedere questa che... Aspetta, Bar de poudre pour boisson à base de malt. Un pacchetto di sigarette all'uovo maltina queste. Un'altra barrettina. Questa tipo argentata come confezione. Vedo che hai un'attenzione ai dettagli veramente fantastica, eh? Dovevo fare il detective. Mamma, che strano. Strano, non è tipo wafer, è... tipo truciolato. No, che cosa è? Tipo sabbia compressa. Che strano. Mi correggo, non è tipo sabbia compressa, è tipo pietra pomice. Cioè, c'è la stessa... Se avessi avuto della pietra pomice avrei fatto meglio. Madonna, che schifo! Madonna! È tipo la cosa più terribile che abbia mai mangiato in vita mia. Ma non tanto il sapore, quanto l'allappo. Cioè, io non ho capito se gli svizzeri stanno in fissa che c'è la bocca allappata, perché due di tre cose che abbiamo provato tipo t'allappano in una maniera clamorosa. Sembra davvero che sta a mangiare tipo una pietra per i duroni, eh. C'è pure un buon sapore, ma tipo... Ma non è vero, masticato. Non è vero. No, il sapore non è male. Speranze, è vero, il sapore non mi dispiace, ma la consistenza è tipo inquietante. Ovo rocks! Belle però queste, va? Metti le mani a conchetta, sei pronto? Madonna, belle queste! Queste sono molto belle! Sono tipo, queste sono tipo le pietre dell'acquario, vedi? Queste sono tipo mezze cerealosi o sbaglio? Pare anche a me, tipo riso soffiato. Buone, a me cioccolato riso soffiato mi fa spacca. Vai.
E queste sono buone. Queste sono buone. Sono veramente buone queste. Sì. Guarda, se non fosse che c'è ancora tipo tutta la trachea e tutta la gola impolverata me le godrei ancora di più. Però queste sono veramente buone. Queste sono buone, sì. È il momento dell'ultimo prodotto firmato Ovo Maltine. Ovo Maltine Crunchy Cream, un bel coltello e chiappa le fette, va. Con un bel post-it che dice: le fette biscottate svizzere, gli Zibak, tradotto uguale, cotti al forno due volte. Quindi mette anche le parentesi, quadre, graffe. Poi se giri il post-it c'è pure tutta la storia di come sono stati fatti. Questi sono gli Zibak, piccole, carine. Sono un po' più scure delle nostre, eh? Crunchy questa, vero? Sì. Buona. Madonna, è tipo densissima. Pare patè però, eh? Sì. Buona. Questa è veramente buona. Pure le fette biscottate sono da paura. Mi piacciono perché sono parecchio sottili. A me quando le fette biscottate erte non... Erte. Non mi piacciono molto. Invece queste sono buone. Buone. Non male, non male. Mm-hmm. Allora, questo la ringrazio, ma io non l'assaggerei. Che dici, amico mio? Passo. Le barrette di Corn Flakes. Quelle le assaggeremo se prima o poi faremo una dieta. Promesso. Quindi questa qua, grazie comunque per il pensiero, Romy. I biscotti più buoni del mondo, dice questo post-it. Da oltre 20 anni. Che significa? Non lo so, perché prima c'era un altro biscotto più buono del mondo, evidentemente. Forse si fanno delle votazioni in Svizzera sui biscotti più buoni, non lo so. Rollino con ripieno di crema al cacao e alle nocciole. Cremisso. Ok, apri. Senza conservanti e coloranti. E allora no. Ma io le cose senza conservanti le aborro. Sirci. Ripieni di cacao. Eh sì. Fanno i denti. Cin cin. Prossima fermata carie. Ah, cioè non mi sentirei di decretarli i migliori biscotti da oltre 20 anni. Questo. Mi ero tolto le parole di bocca. Si vede che non c'hanno i Ringo in Svizzera. Siamo quasi alla fine dei dolci, eh. Dio sia lodato. Questi sono biscotti di pasta frolla con ripiena e lamponi a ribes rossi. A me questi piacciono molto. Infatti perfetto occhio de bue, però a tre buchi. Adorabili. Come gli svizzeri, mi sentirei di dire, che sono una nazione adorabile. Vero. Un po' anemici. Tra l'altro guarda come sembra l'emoticon dello stupore, vedi? Buoni. Questo diventa una tazza di tè. Col tè probabilmente sanno il fatto loro. Ma perché non sei un ragazzo di classe come gli svizzeri, no, che stanno là col tè. Con l'orologio. È l'ora del tè. No, quelli sono gli inglesi, mi sa. Loro è solo... È l'ora! Produciamo orologi. È l'ora! È sempre l'ora di qualcosa. È l'ora dell'orologio. Questi non male. Ne prenderei un altro, ma ho un po' di rispetto per me stesso, quindi... Bello te. Addirittura due post-it per gli ultimi due biscotti. Inizierei da questi qua, che questi... Il post-it... Ah, non faccio spoiler, eh. Questo dice: si può visitare la fabbrica vicino a Berna. E sono un po' deluso perché non mi ha dato gli orari di visita e, capito, il sito e... I giorni in cui è chiusa. Capito? Mamma santa, proprio burro questo. Burro! Questi sono frullini tradizionali al burro fresco della Valle dell'Emmental. Ma la Valle dell'Emmental non era tipo il film sui dinosauri, che poi tipo la mamma muore. La ricerca della Valle dell'Emmental. Con quel maledetto piedino. Io dico per denti aguzzi, sinceramente. Vedi, è insopportabile. Promette burro questo biscotto. Non so te. Decisamente. Sembrano proprio pasticcini da te questi. Allora, eh? Questi sembrano i biscotti quelli danesi. Ti ricordi che tu andavi da tua nonna e ci trovavi l'ago, il filo, le cose? Allora, questi sono proprio dei quadratini di burro. Cioè, proprio non mi... È un po' di zucchero, perché probabilmente il burro e zucchero è la morte sua. Pure nostra. Buoni. Dai, questi con Berte Uccio da d'inverno. Allora! Meno male che la ragazza tua è infermiera comunque. Meno male. Sta proprio là pronta. L'abbiamo scelta apposta. Sta lì pronta per noi e sta sudando con l'insulina. Freddo. Ecco la media, sta preparando la dose. Sta sudando freddo. È normale che mi sta formicolando il viso. Questi sono molto simili a quelli che abbiamo assaggiato prima dell'Ovo Maltina. Però che cosa dice questo post-it? Dice: il miglior cioccolato svizzero sopra i migliori biscotti svizzeri. I migliori. I migliori.
Che però non ho chiesto, se questi sono i migliori biscotti svizzeri. Allora, quelli da 20 anni, oltre 20 anni, sì. C'è un conflitto di interessi. Io farei un referendum su questi biscotti. La Kylie è molto famosa come marca, mi sembra di averla già sentita. Confezioni sempre eleganti, sì. Devo dire, pure se sono di supermercato e delle cose, non hanno proprio un'eleganza questi svizzeri. Questi sono veramente belli. Comunque guarda che bel font che ha Kylie. Bella, E che bella pronuncia che hai. Calier, una scelta di fonte elegante. Calier. A Calier. A Calier. Che ci prenderà a noi. Cheers. È un Eurochoc di lusso questo qua. Per persone acculturate. Sì, un Eurochoc per persone ricche. Ma è vero. Io me le mangio mentre stanno lì all'ora dell'ora col brand in mano, il sigaro e... il Cagliere al cioccolato che... Ambrose, portami un Cagliere. Subito, signore. Anzi, subito, perché il maggiordomo sarà un romano immigrato. Sicuro. Passiamo al salato, che dici? Sì, ma posso andare a fumare una sigaretta, però. Dai, c'ho bisogno pausa. Di... Pausa. Facciamo una pausa. Pausa. Allora, pure di salato c'è veramente tanta roba. Ma quella che ha attirato la mia attenzione per tutti è questa. No, tipo i mac and cheese. Cornet au fromage. Su questo abbiamo anche un post-it che ci spiega come cucinarli. Oh. Aggiungere acqua bollente fino alla riga, mescolare, aspettare, gustare. Formaggiosissima sta cosa. Madonna. La riga è qui, eh. Perché sai chi ama la... Lo stavo dicendo io. Fino alla riga. Ok. Ah, nel frattempo che aspettiamo questi 5 minuti assaggiamo qualcos'altro. Ma da culo? Che dici? Vai. Jojo's, anche questo scritto tipo in tedesco, però fanno capire che sono patatine alla paprika. Oh, c'è la sorpresina dentro. Oh, un Rolex. Ovviamente. No. Ma che è? Tipo un mini frisbee, che cazzo. Bello. Classiche patatine. La paprika. Senza infamia e senza lodi. Senza lodi, che è la città. Senza lode. Senza lode. Sta guardando il capello. Un pacco di patatine con pedobear. Che carini gli orsettini pedofili, eh. Vedi? Pedobear si è rifatto una vita. Cioè, ha ripulito l'immagine sua. È andato in Svizzera dove non lo conosce nessuno. Eh sì. Sono dei chips. Le chipster. Ecco, porco due, lo sapevi tu. Sanno dei chipster. Sì, sono chipster pedofile. Ma mio, non so, ho voglia di salato. Questo è proprio buono. Questo sono buone vere. Ma è pieno d'acqua. Secondo me abbiamo sbagliato. Riempire d'acqua fino alla linea e rimuovere immediatamente. Che cazzo vuol dire? Eh sì, se dovevamo togliere l'acqua. Vabbè, proviamo a levarla adesso, dai. Mica sarà tanto peggio, no? Vabbè, abbiamo fatto tipo una minestra del mac and cheese. Sì. Vabbè, mi mangerei così, dai. Ma no, ma mangiamosela così. Tutti, abbiamo sbagliato. Ma... Sì. Guarda, se l'avessimo cotte bene sarebbero state buone, vero? Mm. Una fame. Queste cotte bene sarebbero buone. Extra crunchy chips salt. Patatine. Guarda. Oh. Queste sembrano le kettle, le fatte a mano, cotte a mano. A me non piacciono tantissimo, troppo dure. No, a me non dispiacciono. Oh, c'è un post-it. Edizione limitata. Punto esclamativo. Vabbè, è una cosa di salame. Che sor salame? Sor salame. Ah, sor salame davvero allora? Buone. Aroma di affumicato. Ah, non c'è il salame, c'è solo l'affumicato. C'è l'aroma di affumicato. Vabbè, insomma, malvagio, dai. È un attentato sto pacco, porco due. È un attentato proprio, secondo me ne è una fan, secondo me ci odia. Ancora patatine. Questa volta onion rings. Buone. Ma dai. Queste sono belle, eh. Che è? Non l'ho capito, tipo è strano. Ma ci sono. No, non c'è, è una cipolla strana. Guarda che belle però. Ci vediamo noi attraverso. No,
Ma il retrogusto è osceno però. Non mi convince né l'odore né il sapore in realtà. Ah, vediamo, sono rimasti soltanto due pacchetti di patatine, eh. Bacon? Pacchetti. Sì, bacon strips flavor. Vai col bacon. L'odore è buono. Nel bacon c'è poco e niente. Cos'è del bacon? No. Al gusto speck. Quindi hanno fatto la mossa di marketing. Sanno che il bacon non vende più del suo speck e hanno messo questa piccola bugia. Probabile, infatti sanno del speck, non sanno del bacon. Le patatine non ci siamo, no, no, eh. No. Andiamo avanti. Queste qua sono alla senape di Digione e sale delle Alpi Svizzere. Coste. Sai che il sapore al controllo dell'odore non è male per niente? Buono questo qua. Sì. Abbiamo finito con le patatine? Ebbene sì. Cioè abbiamo un po' di roba strana, tipo aromat. Cioè? Non lo so, però il mini post-it dice altro che il sale, aromat. Condimento in polvere. Paprika svizzera. Famosa paprika svizzera. Tipica. Cioè abbiamo il Würz. Tocco finale per piatti di pasta, madonna, omelette, insalate. Questo qua poi assaggialo e poi mi dici, eh. Assaggialo tranquillo, mi fido. Oh, poi abbiamo un fantastico rosti. Questo deve essere rosti buono. Rosti è buono. Peccato che non abbiamo tempo di cucinarlo oggi. No. Questo è anche con pancetta, quindi buono proprio. Poi abbiamo le famosissime ricola. Ricola! Erbe e caramello. Vabbè, sì, l'abbiamo anche in Italia. Sì. Andiamo avanti veloci perché sennò sto video dura veramente un botto. Poi abbiamo il formaggio fuso. Bello, svizzero. Appenzeller formaggio fuso grasso. 77% formaggi svizzeri, di cui Appenzeller formaggio. Formaggio fuso svizzero. Oh, ci abbiamo un pacco di gomme. Questo per rifarci dopo, la bocca fine. Dopo. Cioè. Poi abbiamo un altro post-it, eh. Attenzione, crea dipendenza. Cioè ci ha fatto, no, non ci credo, sul post-it ci ha fatto anche il cartello di attenzione. Cioè il segnale stradale di attenzione. Non ha lasciato nulla al caso, eh. Cioè, fantastica. Ci manca un dentifricio? No, credo che sia latte condensato questo. Ah, buono, no, è buono questo sicuro. Questo sì. Avanti, bello avanti. Però sì. Questa l'ha presa per te, eh. Lo dico subito. Oh, allora mi ami. Eh sì. Maionese alla francese, quindi stronza. Maionese stronza, sì. Si sente un po'. Sto cazzo. Beh, questa è molto apprezzata, me la porto via insieme a Rosti. Giustamente. E poi abbiamo una Senf Mutarde. Mostarda alle erbe delle Alpi Svizzere. Ah, interessante. Comunque belle queste salse, peccato che non abbiamo troppo tempo, perché sennò sarebbero da assaggiare tutte. Comunque le assaggeremo e ti scriveremo in privato. Assolutamente. Abbiamo l'ultima cosa di questo pacco. Ovvero? Con un post-it dice: ah, patè di fegato di pollo. Le mie fette di scottate svizzere. Genio! Dai, assaggiamo sto patè di fegato di pollo. Cioè, tipo spuntì. Madonna, sembra il cibo per i gatti. Spuntì. Voi ricordate lo spuntì? Vorrei di spuntì? Spuntì. L'idea del fegato di pollo mi fa mezzo senso. Però è buono. No, sono libero. Buono proprio. Non sapevo mi piacesse il cibo per gatti. Beh, sei ingattato in fondo. Faccia la fine del Mel Gibson su Arma Letale che si mangia i croccantini dei cani. Buono, buono, questo l'ho apprezzato, eh. Vado a prendere le bevande. Vai, vai. Allora, guarda quante belle bevande. Io partirei dalla Rivella. Questa è molto particolare perché è praticamente una bevanda molto famosa in Svizzera, che è prodotta partendo dal siero di latte bovino. Quindi è proprio particolare. Strana come cosa, non la sapevo. Sì, è tipo una Coca-Cola di mucca. Che poi questa qua hanno provato anche a esportarla in America e non è andata. Mi piace. Non è male. Sì, è buono. Questa è una gazzusa nostrana del Ticino. E faccia simpatica questo impiegato. Chiama bibita gassata pastorizzata all'aroma di mandarino. Vabbè, una bella gazzosina al mandarino, che a quanto pare, da quello che ho capito, la gazzusa del Ticino fa un casino quest'anno, un po' come... come gli acquari. Non è male, non è male.
Dolcetta. Dolcetta. Poi andiamo avanti. Non è svizzera, ma è più buona che la Red Bull. Parole forti. To go energy mojito. Menta. Cioè, sa solo di menta. Che schifo. È tipo una Red Bull alla menta. Troppa menta. Cioè, a me mi piace la menta, ma qua è troppa menta. A me piace la Red Bull, mi piace la menta, insieme no. Proprio no. Oh, qua c'è ancora quel simpatico impiegato di prima. Renzo Nespoli, è lo stesso? È lo stesso della gazzosa, vero? Renzo Nespoli! È sempre il grande Renzo Nespoli che questa volta ci fa una tisana nostrana. Nustrana. Ah, nustrana. Nustrana. Bevanda biologica alle erbe naturali non gassata. Arriva. Troppo bio, cioè pure prende poco. È una bella sciacquatura di foglie. Sì, sembra tipo l'acqua piovana quando la bevi con una foglia che sì. Si fa da coppa. Andiamo avanti, va. Questa è interessante. Questa è la Cannabis Iced Tea. Bombastic Natural Feeling, che non so, è legale ancora l'erba in Svizzera. Questo è strano. Sa di erba, è proprio di marijuana, credo, poi... Non lo so, non l'ho mai provata. Cioè, tipo ovviamente tè freddo aromatizzato alla cannabis. Comunque, è molto meglio fumarla che berla. Penso. Poi. Posti! I tè freddi cult della Svizzera hanno anche il merchandising. Madonna! Cioè, vedi i ragazzini che girano con la maglietta dell'IST? Scaduti questi! 28.06. 506, questo è scaduto. Comunque è proprio anni 80. Sembra tipo Lipton Esti. Sì, è un po' retro, ma immagino il merchandising che bellezza. Vero. Quello scaduto come se l'avessimo assaggiato. Assaggiamo quest'altro, va. Quello... Poi, alla pesca. È freddo alla pesca, mi piace un botto. È più buono quello al limone, secondo sempre, me. Sempre, sempre. È cult? O è caldo? È caldo. Però non è male. Niente, la pesca buono. Perché è caldo questo? Che hanno solo questo? Probabilmente tipo... Cioè, c'hanno il Nestlé da Nestlé, che è il top del tè. No, il più buono è il San Benedetto. Vabbè, sarà caldo però. Andiamo alla conclusione. Allora, questo video dura un botto. Visto e per ora con le bevande ci siamo rinfrescati, è il momento di rimpastarci la bocca con una bevanda, anzi non una bevanda, proprio il latte. Cioè, però quanto è bravo che ci ha mandato anche il latte. Il latte, no? per le ossa, per le ossa, crescere, no? Forti, capito? Quindi c'è un bricchetto di latte. Poi c'è il drink all'uovo maltina e alla fine il comella, un choco drink. E tra l'altro tu, quando abbiamo fatto il video sulle bevande Mars e Bounty, hai detto che quella all'uovo maltino non ti ispirava tanto. È vero, mi prendo le mie responsabilità. E mo l'assaggio, vogliamo iniziare dal latte? Iniziamo dal lattuccio così. Da bravi bambini? Sì, sì. Latte intero normalizzato. Mi chiedo che sapore abbia. Se poi non te sbrodoli è meglio. Adesso volevo tutto tranne che un po' di latte. Mezzo caldo, era proprio... Cioè... Mi sento proprio il mio corpo che mi odia in questo momento. Dice, ma l'ho finito a bastardo! Dice, ma che cazzo stai a fare? Ma che è sta roba? Veramente tipo esplorando il corpo umano, no? Sì. Tipo i pupazzetti, gli sta arrivata tutta roba, tipo dal fegato del pollo a, non lo so, al latte. Dice, ma questo, ma che cazzo, vabbè. Beh, questo qua è un lattuccio al cioccolato comunque. Vai. Rumori molesti. Dimmi se è normale che i miei vicini di casa aspirano il pavimento. E se aspirassero sarebbe almeno fastidioso. Questo è buono, lo sdrinchi. Però è più buono secondo me, più schiumoso. Non è male, non è male. Te prego, chiudiamo con l'uovo mattina e chiudiamo sto video che sto sudando freddo. Mamma mia, faticaccia. Cattivo? Ah, proprio... Strano. Non è proprio da... però... Però l'uovo maltina non ho capito che sapore c'ha, perché ogni tanto mi piace, ogni tanto no. Cazzo sarebbe l'uovo maltina? Cacao. Possiamo chiudere? Sì, perché ho perso tipo la voglia di vivere a più del pacco. Mamma mia, c'è stato proprio un declino durante il video, sì. Sto soffrendo. Siamo partiti tipo alla gra, tipo... piano piano devo abbassare i bombe, bevi tutto, io. Tanto ci siamo proprio rincarcati in noi stessi, ma tipo sì. Leopardi, capito? Sì. Cioè, ci siamo proprio ingobbiti. No, a parte tutto, Romy, grazie del pacco, è stato fantastico. Fantastica. Se mi mandate qualche pacco, fatelo un po' più piccolo, perché sennò morimo. E chiudiamo qua. Sì. Direi che da Occhiere Doppio è tutto. Ci vediamo al prossimo pacco. Ciao!